questo un seminario e allora viene un'altra persona esperta dei sistemi embedded, che è l'ingegner Gasparini, che è un standard di un'altra ingegneria, sono stato suo correlatore, praticamente ha fatto la tesi con me, nonostante abbia una tesi di ingegneria, e viene a raccontarci appunto com'è il mondo del lavoro e com'è la conoscenza del sistema operativo nel mondo del lavoro. Avete voi una scherza, ieri c'è stato un consiglio di corso di laurea che mi ha fatto un po' perplesso. Io ho potuto fare tanti parziali per farvi un piacere, perché posso dire di avere separato la capacità dell'esame. Il vostro rappresentante di consiglio ha chiesto di avere un esame, sarebbe per gli ultimi fortunati che hanno parziale. Io sono rimasto stupito, ma d'altronde gli stessi rappresentanti, non mi sono più rappresentato gli studenti, spero che temo che rappresentino, diciamo che rappresentano la maggioranza, anche quando sono passato di fare gli informali che hanno istituti, hanno chiesto che ci siano poche scelte, che il cammino sia bene delimitato, perché se no lo studente si confonde. Ma che cos'è, scusate, la storia del pensiero unico? Boh, io rimango senza studente, però democraticamente ho preso come essere arrivato a un certo quello di intendimento e parlavo di vittoria, che era detto se la maggioranza dei siti dei server che partecipano al gioco diventa fedifrega, diventa non infedele, può darsi che il meccanismo non funziona. Questo si può applicare forse anche agli studenti, se la maggioranza degli studenti, e lo dimostrano, tutto è nato perché alcuni colleghi si sono lamentati della scarsa affluenza delle lezioni e danno la colpa alla presenza di parziali e di altre prove. Questa è la riprova che non è vero, se i 40 che domani si sono iscritti a fare la prova parziale dovrebbero essere qua, 40 voi non siete. E poi anche la prova parziale, no, prima bene, poi se anche se lo fai in prima bene, si dice che lo fai in seconda, in terza, gli esercizi saranno prodotti. E quindi non sarà che veramente la maggioranza degli studenti vuole l'università, è sacrificio, è contenta solo di un pezzo di carta su cui si è scritto un voto e non gli importa niente della conoscenza che c'è dietro. Sai così? Ne prendo atto, è molto grave e dovrebbero essere gli studenti più in gamba a fare la rivoluzione e a chiedere un'università di tipo diverso. Questa è la mia opinione. Poi siete maggiorenni, ognuno di voi ha la propria idea e potete fare ciò che volete. Rimando male, cioè dovevo fare 120 ore, contatele, saranno 145 alla fine dell'anno. Perché non mettete niente, non fate corso una serie. Se volete diventare sono così il professore università, questo non è chiaro. La riunione di ieri mi ha fatto sentire abbastanza costernato. Però andrà a finire che per rispettare le regole ci sarà il corso minimale per quelli che vogliono un voto e poi farò il vero corso per quelli veramente interessati. Se la vostra laurea vale per la fatica che fate a acquisire conoscenza, non importa, non è che vi insegna le cose che stanno sulla luna, che non saranno niente, vi insegna le cose che potranno servire domani. Altrimenti, chi di voi ha letto il pendolo di Foucault di Umberto Eco? Non c'è un tempo. Andatelo a vedere e parla di una casa editrice
sempre a contratto per sostenere la casa editrice, dall'altro per entrare gli autori a conto spese, gli APS, ed erano autori che aveva delle nefandezze, però venivano incensati e proprio erano migliaia di spese. I loro libri prendevano e con i soldi che prendevano a questi finanziavano gli altri. Siamo diventati così, cioè dobbiamo dare incensare un massa di ignoranti viene laureato per poter coltivarci un sottoinsieme, però no, un sottoinsieme di studenti veramente in gamba. Leggete un pezzo, ecco, fa bene anche quello per la cultura informatica. A parte che quando è venuto a trovarci non riuscivamo a capire perché parlavamo con la diversa, parlava del file system, e lui lo chiamava un tree. Era il file system, l'altro del file system. Però alla fine, con un po' di facendo con un po' di flessibilità, si è riusciti anche a capire. Allora, esercizi, domande su quello che volete, quindi ripeto perché è gratuità, la sorta mattina dalle 9 di mezzogiorno alla vitale, cioè primi, che parla di come fare un sistema operativo in 5 ore, o meglio, se tutto va bene, fa 2-3 ore, perché nessuno lo fa su un ARM, e se lo fa in tempo fa vedere come modificare lo stato funzionale su un Arduino. Lo stesso, tanto per dire la persona, il professore ha comprato Pavia. Siccome un biglietto di treno da Pavia a Bologna potete pensare che costa una ventina di euro, perché non ci sono quelle differenze della sua presa. Mi ha chiesto per cortesia di non rimborsarlo, perché la pratica per avere un rimborso del biglietto del treno è costa di tempo molto di più del costo del treno. Mi ha rimborso personalmente. Gli volevo pensare quando è servito il mangio. Va bene, domande, dubbi, chiarimenti, esercizi, tutto quello che volete. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sulla concorrenza non avete mai fatto. Dobbiamo andare un po' più su in questa pagina, se mi desse retta. Questo qua è il primo della lista? Il guardarobiere russo, poi c'è il guardarobiere ucraino. Questo è un testo di Claudio Sacerdoti Cohen, che era, mi ricordo. Perché non vai su? Era appena tornato da una conferenza a San Pietroburgo. Ora però non riesco a capire perché mi va su per pagine intere e non mi va. Non riesco a farlo scendere solo di qualche riga. Ora lo prendo. E non riesco a prenderlo con l'ascensore.
Niente, ce lo prenderemo così. Allora, per accedere alle sale del nostro museo russo, è obbligatorio lasciare la giacca a guardaroba, dove lavora un solo dipendente. Per lasciare ritirare la propria giacca è necessario mettersi in attesa in un'unica e estenuante coda. Per consegnare la giacca si attende il proprio turno in coda, si attende il guardaroviere, si consegna la giacca e si attende che questo ci consegni, cioè il guardaroviere, ci consegni un contrassegno. Per ritirare la giacca si attende il proprio turno in coda, si attende il guardaroviere, si consegna il contrassegno e si attende la giacca. Il guardaroba a capacità finita può contenere solo max giacche. Quando il guardaroba è pieno, il guardarobiere può passare un test e il primo cliente in coda deve ritirare, così si libera qualche posto nel guardaroba e si riesce a avere maggiore posto, si riesce ad avere, ovviamente se ci sono persone, non mi va il drag, se ci sono persone in coda, no, XPDF che sta facendo casino. Proviamo a ricaricarlo, perché non riesco a farvi vedere il codice. L'ha caricato male XPDF. Proprio 2008-01-16 questo. Se ci sono solo persone che vogliono consegnare abiti e non c'è niente da fare, stamattina gli è venuto così. Ci sono solo persone che vogliono consegnare abiti così si intravede, se vogliono consegnare abiti e il quadro è pieno, si può superare fino a quando qualcuno non consegna il contrassegno, indietro il proprio cappotto. Quindi abbiamo il guardarobiere che chiama la Prendi, la Prendi, la Dai, la Consegna, la Ritira. Viene a dare una mano? Sì. La soluzione. Ok, allora la cosa strana di questo esercizio è che la consegna, quando un utilizzatore, un visitatore chiama la consegna, il guardaroba deve chiamare la Prendi e la Dai. Questo scambio sblocca la consegna. Quando ritira, porta contrassegno e il contrassegno viene preso dalla Prendi, dalla funzione Prendi,
e la giacca viene data con la funzione die, ok? Quindi la sequenza è consegna, prendi die, ritira, prendi die, ok? È un po', se volete, un modello mentale, questo lo dovete assimilare alle forse di un call. Guarda che è come una funzione che calcola il valore e scrive la risposta. Quindi viene chiamata la consegna, il guarda via dice è proprio la funzione consegna, allora fa l'operazione opportuna, oppure la ritira, ok, e quindi chiama, esegue la funzione ritira. Intanto se ci fosse una coda, quante variabili Python, quante variabili conserverete per gestire una coda? Una per fare. Però c'è l'eccezione. Non è sempre Python. Se il guarda roba è pieno, smette di essere Python e bisogna privilegiare quelle che restituiscono. Esatto. No, le sequenze sono importanti, prendono, tirano, le giacche. E quindi una condizione non ci basta più. Allora proviamo a pensare con due condizioni. Noi permettiamo tutti quelli che vogliono mettere la giacca e gli altri quelli che la vogliono prendere. Anche questo più le regole, perché questo sarebbe avere più cose. Dice così l'esercizio, dice è necessario mettersi in attesa in un'unica estenuante coda. Quindi normalmente la coda è unica, solo quando il guardarobo è pieno viene chiamato chi deve restituire. Quindi non abbiamo altra scelta se non quella di fare trattarlo con una struttura per fortuna e quindi avere la possibilità di risvegliare singolarmente, perché talvolta è fatto, talvolta sono quelli che devo restituire. Quindi questo quadro ci dice che per consegnare per la fila di consegnare e ritirare occorre una struttura dati con una condizione per ogni elemento, in modo che così quando guardiamo nella vita del guardarobiere, il guardarobiere chiama la prendi, quando lei dice che casi ci sono con la prendi, primo caso non c'è nessuna coda, può essere estenuante, ma quindi poi ad esempio più giù prima poi finisce questa cosa e quindi guarda bene con la speronagna niente e intanto la prende in occhio anche fino a quando non arriva niente, oppure deve prendere il primo secondo la regola, il primo normalmente, ma se guarda l'occhio viene il primo di quelli che devono restituire. E la die, la funzione die, che cosa deve fare? Deve restituire il contrassegno o la giacca. Se volete c'è un piccolo problema di struttura date che esiste veramente in quella roba del museo, che è quello che gestire la funzione contrassegno giacca. La giacca, come figlia di piccola scuola, sono un po' incongruibili, non si possono dare prima di carta, deve dare quello che ha portato quando la mattina le figlie a scuola. E così come le giacche, è importante, insomma, per la funzione buona. Ma questo è un problema che non conosce una corrente, si tratta solo di ricordarsi. Ok? Allora cominciamo, abbiamo tante belle lavagne, 4,
proviamo a fare un parallelo. Prendi, dai, consegna e ritira. Quindi scriviamo le quattro cassate, le quattro. Queste void, no, questa è prendi restituisci non sei e non ha parametri, questa è void, questa restituisce obj e questa restituisce obj, ok? Per mettere anche cosa restituiscono. Allora, cominciamo dalle cose più semplici. La prendi, devi fare la prima sintetizzazione che è abbastanza classica. Se se non c'è nessuno, quindi c'è un contatore delle persone ancora, oppure cominciamo a consultare le strutture dati, ci sarà questa coda strana di coda, chiamatela come volete, che avrà due cosa avrà come struttura dati, mettiamola qua, struct lm. Non ci metterebbe lei nella struttura dati da append. Cosa? Dico nella struttura dati dove per tenere in coda le persone che devono consegnare o ritirare. L'oggetto proprio. L'oggetto. Bella questa idea. Obviously, X, non mi veniva una cosa migliore. Ma che cosa ci vorrà? Un qualcosa che indica il tipo di scambio che si vuole fare, quindi il tipo di dato. Se possiamo dire in farlo in due modi. O mettere qua un type che mettiamo G o C con il contrassegno, o dire che è un attributo dell'oggetto object.type track. Come ci fa più comodo? Mettiamo poi type T e poi ho quello là un terzo campo di cui abbiamo parlato prima, la posizione in coda. Questo non importa, dove basta che mettiamo le regole per le funzioni per disaccodare. Ci vorrà una variabile di condizione per bloccare. Condition C. E le funzioni che andiamo a mettere sono
facciamo una PQ, che è una classe che ha tre funzioni, che lavora sulle strutture lerm e mette sicuramente a empty, che questa è una coda e dice se è vuoto o meno la coda. NQ NQ emette struct lerm come parametro, struct lerm e Q senza parametri, e poi ce ne vorrà un'altra, la DQ di tipo specifico, oppure siccome non siamo, oppure la struct lerm DQT type T, che prende il primo di tipo T, perché questa vi trascotterebbe il primo, e questa è la particolarità per cui è una bicoda. Normalmente è una coda, se no posso anche volere il primo di quel tipo. Sì? Volevo chiedere, invece di utilizzare una condition per ogni elemento, si sarebbe potuto anche creare due condizioni creando due. Ok, era quello che dicevamo prima. Se ha due condizioni, nel momento in cui non è pieno, lei vuole il primo arrivato indipendentemente se vuole avere, e non ha modo. È quello. Ok, direi che ci siano tutte le cose. Ok, per andare avanti. Poi se mancano le possiamo aggiungere. Siete d'accordo che questa è tutta roba sequenziale interattiva? Qua non c'è concorrenza, è una struttura dati. Quindi questa, se la volete fare, rifate l'esame di programmazione e la andate a fare. Non ha concorrenza. Allora, a questo punto che si fa? La prendi if empty, quindi abbiamo la nostra, anzi la classe la chiamiamo BQ, e poi abbiamo una, dove le mettiamo? Non ci sto più, le variabili globali, BQ, come variabile abbiamo una bicoda che si chiama BQ. Sì. No, perché non possiamo usare noi abbiamo che quando mi passerò per pieno, se viene una nuova persona mettersi in fila e la coda è vuota, non è piena, passa avanti. Se la coda è vuota si mette in fila, però c'è una condizione diversa. Così quando il monitor quando si ritrova pieno, può sbloccare l'altra condizione. Osservazione pertinente, ma che non tiene conto della tempistica. Il guardaroba può non essere pieno quando si mette in coda e diventarlo quando il guardarobiere va a gestire la richiesta. Sì, però a questo punto non possiamo svegliare su un'altra condizione. No. Guardaroba, il guardarobiere ha detto faccio una mancanza, quindi il guardaroba è vuoto. Si mette in coda un sacco di persone. Quindi quella roba non è pieno, ok? Anzi, vedi anche non sia uomo, sia delle zappe, però è andato a prendersi il caffè. Quindi si mettono in fila tante persone e vedono che quella roba non è pieno. E prima di queste persone tutte vogliono mettere la giacca e lo riempiono, ma dopo che è arrivato questo gruppo non ne arriva più. Lei non ha nessuno accodato nella coda di quelli che aspettano per il guardaroba pieno, perché quando sono messi in coda il guardaroba non lo era pieno. Ok? È chiaro il problema? No.
Allora, andiamo a fare un po' di carte. Il guardaroba è quasi pieno, manca una giacca. Ok? Quindi in questo momento la sua condizione è guardaroba piena e falsa. Guardaroba piena da prendersi caffè. Si mettono in coda 10 persone per mettere la giacca e 10 persone per restituirla. Ok? E almeno quando si mette in coda dice guarda l'ora che no, guarda, e quindi noi ci mettiamo tutti in coda sull'unica coda, perché guarda l'ora non è piena. Così guarda l'ora prende il primo e dice adesso guarda l'ora è piena, quindi chi c'è nella coda da restituire per guarda l'ora pieno? Nessuno, perché quando si sono messi in coda guarda l'ora non era piena. Io non dicevo di parlare di seconda struttura d'atti, ma proprio semplicemente solo una condizione, senza mettere la struttura d'atti. Sì, ma nel momento in cui tu metti in coda su un'altra condizione, crei praticamente un'altra lista, cioè un'altra coda. Anche qualsiasi sia la struttura d'atti, ognuna, nessuna, 100.000, quello che vuole, lei dice che ha due condizioni, tre condizioni, due condizioni, ma una è quella del caso ordinario e l'altro quando lo pieno. Dopo che il primo è istituito, a quale delle due va a dare il signal? Se ha due condizioni o uno o l'altro. Se dà la condizione del signal alla prima, prende uno che vuole ancora dare una giacca e non lo sa neanche, anzi non può. Se dà la signal all'altro non c'è nessuna cosa. Al di là della struttura dati, la coda della condition, perché le condition sono solo due. Quadra gli altri? Ok. Va bene. Certo. Serve la condizione per la coda piena, perché in parte la coda il guardaroba, ovviamente veramente il guardaroba pieno lo riusciamo a verificare, dovremo avere un, ovviamente ci sarà un numero giacche che ancora non c'è, quindi una cosa che abbiamo bisogno di una variabile per verificare la condizione. La condizione cosa deve rappresentare? Quale effetto dovrebbe avere? Quello di non far consegnare nuove giacche, ma condizioni per bloccare gli utenti che vogliono in coda, li abbiamo già, una per persona, una per... Quindi probabilmente non c'è nessuno, però guardiamolo mentre facciamo il corso. Quindi, se, scusate, ho scritto il jet, BQ.empty, ovviamente dobbiamo fare, non so più dove scrivere qua su, condition, ok, ok guarda, perché sennò c'è qualcuno da scrivere. Punto wait. Questo sicuramente ci vuole, perché se non c'è, se arriva il guardarabbiere e non c'è nessuno in coda, non è che può inventarsi le richieste. A questo punto, se non c'è nessuno in coda, dobbiamo domandarci se il guardaroba è pieno o no, e qui abbiamo bisogno di avere la quantità di giacche nel guardaroba o ufficialmente ci vorrà
la struttura data, il database che associa Jaka, e quindi si potrebbe chiedere a questa struttura dati quanti elementi hai. Comunque, per semplificare, mettiamo int count track, ovviamente inizialmente uguale a 0, a questo punto l'idea che verrebbe a dire, andiamo a vedere se se count track è uguale max, perché abbiamo i due casi. Se count track è uguale max, dobbiamo andare a prendere con questa funzione. Se count track non è uguale max, dobbiamo prendere con questa. Quindi la DQ sveglia la DQ non sveglia nessuno, sì, perché sennò avrebbe concorrenza, semplicemente prende l'elemento della struttura dati. Quindi struct lm l se è uguale a max, dq scusi dq punto dq t cosa contrassegno, cioè prende il primo che ha messo l'oggetto contrassegno, else, anzi forse è meglio la definizione della variabile struct lm l, ok? L uguale dq punto dq e basta. A questo punto poniamo che ci sia, c'è un problema che sto notando. Forse non me ne prende, cioè fare una variabile globale di scambio. Cioè nel senso che tipo un contenitore dove mettere il contrassegno o la giacca, che poi viene preso dalle funzioni, perché non credo si possa fare un return. Però sì, si potrebbe fare, questo è il modo in cui fanno in tanti. Però io avevo un'idea migliore. Il guardarmiere è unico? Sì, perché è stato tempo, se avessimo più guardarmiere avremmo il problema. Quindi il guardarmiere ha un oggetto alla volta, quindi possiamo usare la variabile globale per il guardarmiere, se no dovreste stare attenti con guardarmiere perché penso lo scrivere la variabile dell'altro. Abbiamo due modi, o mettiamo la variabile di scambio, oppure semplicemente usiamo questo elemento, mettiamo che avrà creato il cliente. Il cliente crea l'elemento da mettere in coda, lo mette in coda, questo lo disacoda, ma invece di cancellarlo qua, semplicemente usiamo questo elemento per mettere qua la risposta
e diamo l'ok. D'altronde questo non lo possiamo cancellare perché lo deve cancellare chi l'ha creato, perché fino a quando il cliente non riparte questa condizione deve essere esistente. Non possiamo buttare via questa condizione se c'è qualcuno bloccato sopra. Quindi la mia idea è quella di dire prendiamo questo e lo mettiamo ancora più esterno, mettiamo struct elem cur ed l'elemento corrente che è globale del monitor, ok? A questo punto restituisce, questo può restituire cur return cur l, ok? E restituisce l'elemento. La die non fa altro che mettere cur l uguale curando punto x uguale, anzi qua curando punto x l'oggetto, curando punto x uguale a y, lo mettiamo dentro, poi se vuole if curando punto type switch, cosa facciamo prima? curl.type case g curl.type uguale c break case g curl.type uguale G, ok? Break. Forse non ci serve nemmeno, ma serve solo per dire se, che se una giacca vuol dire che quello che ha restituito è un contrassegno, se sono contrassegno una giacca. E curare punto C punto segno, ok? La consegna, cosa fa la consegna? Struct elem l, quindi la variabile locale del, ma la variabile locale nello stack del thread si chiama questo. A questo punto creiamo l.type uguale consegna giacca l.t si chiama, non punto type, il problema di nomenclatura. Ok, l.x uguale g, l.com non importa perché l'abbiamo creata, e facciamo dobbiamo fare pq punto nq elem l ok, guarda punto signal bq.c.wait, diciamo un corso premi in questo caso c'è un errore strutturale, non è il corso premi, la corso di elena trovare quale strutture l elena l
L punto T uguale contrassegno L punto X uguale C return che cosa MQ punto X no, di cubo, no, no, L punto X C MQ punto MQ L ok guard punto signal PQ punto C punto wait return L punto X quindi l'idea è prendiamo questo vuole consegnare una giacca crea mette sullo stack un elemento quindi l'elemento esiste nello stack della chiamata riempie gli elementi e lo accoda e a questo punto dice guarda Pierre c'è un elemento quindi se la fermo perché non c'erano elementi va e si mette ad attendere la risposta il guardalbiere qui abbiamo due casi o era fermo o non era fermo se non era fermo starà gestendo altre richieste quando torna qua avrà almeno quella richiesta non si ferma e va se era fermo viene svegliato da quella signal fatto sta che arriviamo qua a questo punto decide se è massimo o non massimo prende l'elemento e restituisce quindi poniamo che sia lui, il primo qui che arriva voglio dare una giacca e restituisce la giacca la funzione dalla giacca il guardalobiere come c'è scritto lì nelle parentesi angolose prende il contrassegno e chiama la DAI la funzione DAI al posto dove prima c'era la giacca nell'elemento ci va a mettere il contrassegno e poi cambia se la C diventa G se la G diventa C e manda la signal che risveglia questa wait allora un problema strutturale che potrebbe apparire non c'è io ho sempre insegnato che quando si mette una wait non condizionata deve partire un campanello d'allarme non è che ci possiamo bloccare indefinitamente la risposta è no perché se anche andiamo per signal urgent questo sveglia il guardarobiere ma non si può perdere la signal di ritorno perché non viene fatta da questa funzione deve uscire dal monitor rientrare e viene fatto qua quindi anche se la signal è urgent prima si completerà e anche se guardarlo bene velocissimo si rimette in coda per entrare nel monitor quindi verrà fatta prima la wait poi la signal corrispondente siamo salvi da quel punto di vista ma c'è un altro di errori qui è l'errore e non si deve bloccare solo se vuoto si deve bloccare anche perché l'errore è qua non è vuoto ma in coda ci sono solo persone che vogliono mettere le giacche e il guardaroba è pieno il risultato questa fallisce perché qua non c'è proprio nessuno ok? E quindi dobbiamo trovare qualcosa per risolvere questo problema prego in quanto effetto la consegna mi blocca per il bg.c.way se l'errore mi svegliato dalla DAI però in questo modo non mi permette di andare a visitare il museo.
volte consegna, perché rimane un avvocato lì e quando mi dà la DAI, in teoria la DAI dovrebbe essere attivata quando io ritorno dal museo. Attenzione che allora non è chiaro il testo. La sequenza è: l'esitatore chiama la consegna, guarda fiera, chiama la prende per la giacca, la consegna, la DAI per la consegna e entra. All'uscita viene chiamata la ritira, il guardiere chiama la prete per contrassegno, chiama la DAI per la giacca e esce dallo museo. Ok? Quindi, allora, noi possiamo anche, secondo me la maniera migliore è quella di mettere un'altra funzione, come abbiamo la empty, abbiamo la DQ e la DQT, mettiamo la empty e la MTT, cioè dice è vuoto l'insieme del, quindi aggiungiamo bool empty key type t. Allora la condizione non è più questa, ma è se bq.empty, quindi se bq.empty siamo sicuri di dover sbloccare, oppure count, c'è neanche un altro errore, count count track uguale max and MTT di tipo contrassegno, cioè ci blocchiamo o se è empty oppure quando il count track uguale max MTT, cioè l'altro errore è che non abbiamo count track più count track meno ok, o viceversa, contrassegno, no, contrassegno ce n'è uno in meno, se è una track c'è una track in più, ok, cioè, ci scorderanno di fare la contabilità. Questo va bene, quindi ci blocchiamo, però a questo punto dobbiamo stare attenti qua, che la sigla, se uno vuole restituire, se vuole restituire possiamo andare alla sigla di pool, perché se la coda era vuota, sveglia, se anche la coda aveva tanti elementi ma era vuota, quella per restituire. In entrambi i casi, se arriva una cosa, se vuole restituire, se è quasi in attesa, se è in attesa, possiamo mandarla a sera. Quindi possiamo comunque mandarla a sera, se non è in attesa, viene perduta. Qui no, perché se la coda, se la 49 è pieno, e la coda non è vuota, ma ci sono solo persone che vogliono restituire, no, che vogliono mettere la giacca, è inutile che non andiamo alla sigla, perché non è questo caso, non lo dobbiamo sbloccare. Quindi questo se possiamo semplificarlo così, proviamo. Ok, 4
punto sigma. Allora, il guadagnieri per può essere qua in attesa per due motivi: o perché la coda è vuota, o perché la giacca, il guardaroba è pieno e non ci sono richieste di tipo restituisci. Quindi, se comunque sia la coda, proviamo a dirla così, questo è il caso di attesa. Quando è che deve ripartire? Deve ripartire se non bq.empty or, vi ricordo, scusate, and De Morgan, nego l'ordine time, count giacche diverso da max or empty not empty t di c. Ok? Allora, questa sarebbe la condizione proprio meccanica per farlo ripartire. Ora, bq.empty possiamo fregarci, abbiamo appena messo un elemento, non è vuoto, quindi questo lo possiamo buttare via. E questo, se c'era qualcuno che voleva restituire prima, non ci sarebbe portato, le operazioni che abbiamo fatto non ci cambiano questa condizione. Quindi quello che possiamo, l'unica cosa che dobbiamo controllare è count questo. Se count jack è diverso da max, mandiamo la sigma. Ok? Questi erano gli ultimi dettagli un po' insidiosi. E adesso dovrebbe essere completo. Siete? Ricordatevi sempre che progettare la struttura dati che sta dietro un programma concorrente o non è metà del lavoro che c'è per il programma. Una volta che avete pensato, strutturato tutto quello che vi serve, poi il resto diventa la difesa. Se avete scrivere codice senza progettare la struttura dati dietro, vi troverete a dare un carico che rimane una cosa e manca l'altra. Quello che potete notare da questo esercizio è che occorre una certa sensibilità alla struttura dati che si impara solo con la pratica. Quindi uno pensa al progetto, si fa un'idea intuitiva di quello che sono le cose da fare, crea la struttura dati da quello il codice. Questa è la sequenza logica che dovete avere per riuscire a scrivere con codice. Ok, grazie. Altro esercizio? Sì. Provato? Sì, provato. Un altro 13 gennaio, no, questo è 16. No, è 2010. 2010.
Peter Monitor, chiamato Lifo, che è detto Lifo, Lifo che implementa un buffer dedicato che restituisce gli elementi in ordine Lifo. Esistono numerosi processi produttori, numerosi processi consumatori che sono utilizzati in ordine Lifo. Ok, io già il codice penso che sia giusto. Andiamo a farlo vedere. Sale tutto. Una struttura dati del tipo stack che ho fantasiosamente chiamato stack tre interi di tipo chiamati count front e due condizioni. Che qui abbiamo la get lì non si vede ma ovviamente il produttore qua produce lì lo va put la fa lo va get e poi vabbè proviamo con lo scrum del PDF. Sì. Non funziona lo streaming delle slide perché non sto usando le slide, semplicemente perché ci sono i testi degli esercizi, diciamo che questo è il 13 gennaio 2010, una disposizione di compiti a casa e si prende il PDF del Thank you.
Quindi se dobbiamo prendere qualcosa dal buffer vuoto ci blocchiamo. Poi abbiamo faccio la return del valore. Return. Right. Sempre due, quattro notazioni di volte.
attraverso la condizione per ciclare. Infatti la prima cosa che mi stupeva è se posso avevo subito c'è una richiesta da sua o di senso finestra di una cosa poi vado a quando c'è una coda mappata su una quando c'è una coda mappata sul vettore abbiamo bisogno di fare il gioco per le due puntatori che si ricordano quello di inizio, quello della testa, quello della coda con il modulo. Per lo stack non abbiamo bisogno di quello, non abbiamo neanche bisogno del modulo, perché mettiamo il primo, secondo, primo campo, poi cominciamo a consumare dall'altro lato. Quindi quando ha scritto rare mi sono preoccupato, ho detto cosa sto facendo? In realtà l'ha scritto poi non l'ha usato. Quindi intanto io cancellerei quello rare. Siccome perciò all'inizio per vedere un po' come cos'era un po' sì, e anche il percento max che non serve niente perché non abbiamo aumentato mai oltre campo non abbiamo il problema di superare oltre max non abbiamo neanche bisogno di fare più 1% max di meno 1% max più 1 e meno 1 è già sufficiente questo perché partiamo inseriamo un piccolo problema se che questo se parte, no
che dobbiamo iniziare a usare conta meno 1 per fare così, se usiamo il vettore meno 1, perché prima lei lo incrementa poi lo usa, quindi userebbe, li userebbe dall'1 a max, non li userebbe da 0 a max meno 1, però, sì, però non, è non è quello il problema, cioè è un piccolo problema di programmazione. Andiamo a vedere invece il, la sostanza. Allora, lei aveva una domanda? Sì, una cosa. Il campo non è inizializzato da nessuna parte. Sì, neanche pronto. Comunque il campo è inizializzato da nessuna parte. E pronto, abbiamo detto adesso che poi verrà inizializzato a meno 1. Però se lo inizializzate a 0, per trovare gli elementi vanno da 1 a max. Invece da 0 a max 1. E invece il bit là è il in realtà in questa graffa qua questa qua è la racchetta, quindi l'antidoto va fuori dalla graffa della racchetta, perché questo è la fine della la struttura è ma per quadra wise occorre io direi questa qua è l'antila del vero lì che l'antila è comunque la quinta antila è come il quale ma la condizione negata è tipico della programmazione Pascal. Se ha fatto scambio la sua vita? Soltanto per dare il corso di algoritmi, quindi mi è venuto più semplice esplicito ripetanti che non. Comunque anche tante se la prestazione di ricerca più è più guai della condizione della negata. La cosa pericolosa è questa. Perché fino a quando poi non se il buffer è vuoto vi bloccate, se il buffer non appena inserite un elemento mettete ok, quello è tranquillo. Il problema è li consumate in ordine lì al contrario e lui ha usato una tecnica pericolosa, cioè quella di dire praticamente risveglio tutti finché non trovo quello buono. Pericoloso perché queste operazioni possono cambiare per informare cose. Prima che quelli che non c'entrano si blocchino. Secondo che non si siano dei guai con l'ordine. Quindi dovete uno controllare che di non perdere il conto dei processi, perché alcuni rimangono bloccati, cioè siete scordati di rimettere nel cielo, oppure che si sblocchino inadattamente. Due, che questo cambiamento nell'ordine della variabile condition non dia fastidio al gioco. Quindi cominciamo dall'uno, da uno dei due. Se si sblocca quello là andiamo a sbloccare uno, se si sblocca quello sbagliato era put o era right? Bisogna andare a battere lo shift della macchina, comunque se quello si chiamava get, questo punto di solito fanno match. Allora, se risvegliamo quello sbagliato qua, risvegliamo quello sbagliato, qui scopriamo che è quello sbagliato, mandiamo la signal e quindi andiamo a risvegliare un altro. Siamo in sigla in luce, perché tutti quelli che stiamo risvegliando adesso rimangono lì in attesa. Quindi sveglia il primo, sveglia il secondo, sveglia il terzo, bla bla. Allo stesso punto, anzi, li andremo a risvegliare tutti, li abbiamo tutti per
sono in attesa, e sono in attesa nell'altro ordine. Quindi quando si eseguisce prima questo, per questo, per questo, per quell'altro, perché quando questo scopre che quello è giusto e lo riesce, ma uscendo dal monito cominciamo a consumare quello che c'è, che si copre il processo che lo fermo qua, che torna qua e si blocca, si blocca, si blocca. Quindi la volta dopo può darsi che non so se sono nello stesso ordine o nell'ordine inverso, ma non importa, perché se anche fosse andato a finire nell'ordine inverso, questo deve svegliare tutti fino a quando non trova quello giusto. Questa è la tecnica di programmazione alla ai self-monitor di Java. Java ha messo una specie di monitor, no? Supporto della programmazione concorrente, che assomiglia a monitor, ma usando la signalone. Cioè, l'avete visto in qualche corso? Qua, adesso risvegliate tutti, che è scomodissimo, perché le persone sempre ormai in questo modo, e tutte le volte dire, ah, sarà quello buono, no, tocca a me, tocca a me. E tutti si devono toccare quelli che non c'entrano, e anche pensate anche dal punto di vista del carico, invece di dire ok, io so che devo svegliare lui, quindi mando avanti lui, io carico il processore con n processi, n thread, che se svegliano toccare, che è carico del processore inutile. Il resto non lo so, è altri commenti dovrebbe funzionare. Io non l'avrei fatto così, ma infatti io volevo sapere se c'è un altro metodo, perché questo mi è risultato l'unico. No, l'altro non c'è, quello, io uso il metodo set sas, mi faccio la struttura dati non solo con getTeacher ma anche con la collezione associata, e quindi quando devo risvegliare qualcuno faccio pop di una struttura che ha la condizione, e allora dico, è il tuo turno, vai avanti. Ok? Quindi avremo fatto, cioè, invece di avere uno stack, di PID, ho uno stack di coppie di condizione. A quel punto io non so a fare, e mi sembra che sono quello, non so cosa fare. Allora ho fatto bene, prendo quello dello stack e dico, è il tuo turno, ragazzi, per mettere l'elemento nel buffer. Ok, prego. No, volevo vedere quella che ha fatto. Ok. Va bene? No, non è sbagliato. No, sì, sì. È un esercizio così, per quello la mia su meno, per quella guai che non sono stato detto, mi ha messo lì un po'. Ah, ok. Quindi che di solito vale 9 metri su 10, più o meno, ok? Però, sì, avrei speso un po' più di tempo a correggerlo rispetto all'altra forma, perché quindi devo fermare un attimo, quello che faccio prima, quello che faccio davanti ai vostri compiti, mi fermo un attimo a dire, se ricordate quello, a quel punto è più pericoloso il gioco, e ovviamente se qua qualcosa fosse stato il corpo per qualche motivo, dovrei giustificare l'errore per quella funzione concorrente. Poi se uno di errori ne fa uno, non è che prende l'insufficienza, si va a scalare per prendere l'insufficienza in un programma concorrente, bisogna scrivere codice intrinsecamente sbagliato. Perché richiede di risolvere il problema A, e quello o non risolve niente o risolve il problema B. No. Abbiamo ancora un quarto d'ora. Allora facciamo un principio di rotazione. Al test è anche una proposta di soluzione. No, no.
non del 43. Queste non sono prove invalsi, dove bisogna mettere le crocette. Io poi non ho capito che cosa servono, magari fra un po' le metteranno anche all'università le prove invalsi. Vogliono valutare le scuole, ma se una scuola ha un esito scadente, magari perché non ha risorse rispetto a un'altra, perché vive in un ambiente più disagiato, perché ha un minor rendimento che tolgono le risorse e quindi va rimane in peggio, premiano quelli più bravi, ma dipende perché sono stati più bravi. Cioè, mi pare una ipersemplificazione che non ho sempre il problema dello scrolling, ma abbiamo gestito problemi peggiori, quindi se faccio così. E che numero di esercizio è? 2. Bene che così non abbiamo tutti i monitor, perché visto che l'ultima lezione di esercizi prima del compito, vediamo di diversificare. Ok. Non abbiamo già fatto, comunque. Se la funzione di mezzo passo si mettono con timeout e ricezione, così è finito. Essere X send manda un messaggio. Essere X receive riceve un messaggio dal processo di task come sender, che questo commit non può essere asterisco. Se non arriva nessun messaggio, scadete il timeout e non restituisce nulla. Usando il servizio così che è finito, scrivere un servizio di message passing sincrono con timeout in trasmissione che abbia queste due funzioni. Manda con timeout e si comporta come la send sincrono, ma se ricevente non richiede di poter ricevere un messaggio allo scadere del timeout, la SRTX send ritorna, cioè esce. La receive riceve un messaggio che anche qui non può essere asterisco, non ha timeout, attende fino a che non giunga un messaggio trasmesso tramite la send. Ok? È chiaro il testo? Qualcuno ha delle idee di soluzione? Quello che voglio ottenere è il timeout in trasmissione con la sender. Io quando dobbiamo fare prima una receive, cioè quello che mi viene in mente. Cioè, l'idea è per trasmettere, prima aspetto che l'altro mi dica sono pronto a ricevere. Se è pronto a ricevere, mi mando il messaggio. Quindi proviamo, buttiamo giù del codice e vediamo. Quindi la S
TX set con i tre parametri, e lì è scritto per esteso, lasciatemi scrivere test MSG e timeout. È tutto asincrono, quindi non ci possono essere messaggi in giro. Oppure dopo vediamo. L'ultima idea è fare una SMX receive da M uguale S receive da destination. Receive mettendo il timeout se non ricevo nulla esco. If m uguale nulla, anzi se m è diverso da nulla, a quel punto vuol dire che posso trasmettergli. SRX send best MSG. Proviamo alla STX receive che ha solo send. Quindi lo facciamo da SRX send send ok to send, e a questo punto SRX capire. Allora, abbiamo due che vogliono trasmettere, A che vuole trasmettere a B. Allora, chiama la ST send. Caso primo, B non sta facendo nulla che coinvolga A. Quindi A vuole trasmettere a B. Quindi A manda un messaggio, ma vuole mandare un messaggio, si ferma sulla receive SRX receive U, non riceve nulla da B, esce, che era quello che voleva. O invece poniamo il caso opposto, prima della scadenza B, attenzione che è sicuro, quindi la SRX send è bloccante fino a quando l'altro non riceve. Quindi B vuole ricevere, quindi si blocca sulla send o non si blocca, dipende se è arrivato prima o dopo del ricevente, però è arrivato durante, prima del timeout.
Quindi il risultato netto è che si sblocca da qua, e questo dice, ok, allora gli manda il messaggio. A questo punto, se questo si è sbloccato qua, è certo che qui arriverà un messaggio. Ma in che tempi? Basterà 42. Chi lo sa? Cosa mettiamo? Uguale. Cioè, siamo certi, mettiamo 42, possiamo... mettiamo un numero a caso, tendenzialmente dovremmo mettere un numero credibile perché ci sia lo scambio, però se siamo sfortunati, quello lì va in timeout, ma siamo certi che ci sta arrivando un messaggio, lo reiteriamo. Quindi l'ultima accortezza da avere è quello di mettere tu M uguale M, no, S RX receive send 42, che si sta bene, while M uguale null. E siamo certi che se non facciamo un ciclo ne faremo due o tre, ma di lì ci schiodiamo, come si dice in termini tecnici. Ok, abbiamo 4 minuti. Sì. La send non è bloccata, la send ha una coda
e quindi la sender non ha bisogno di aspettare che l'altro liceo viene in seconda, lo vuole rendere sempre, no? Quindi vuole essere certo prima di continuare che l'altro abbia il diritto, ma nel messaggio poi in un certo senso annulla la coda, perché per andare oltre aspetta l'acqua. Avete un sistema con memoria, un meccanismo con memoria che permette spazio al sincrono a memoria, vi accogliete, perché non utilizzate di fatto quella memoria, vi aspettate l'acqua per andare avanti. Ok? Se lei è un sincrono, il metodo che ha sincrono, sincrono è la SSM, comunque c'è anche lo lucido. MSG destinazione era ASEND, MSG destinazione e ARECEIVE destinazione. Ok? E la SRECEIVE sender è la a receive sender e la a m a send sender h. Questo così scritto così funziona con il sender specificato. Questo send deve essere, se qui volete asterisco, deve essere l'effettivo mittente di questo messaggio. Allora, se volete, qua mettete mandate get it message, quindi mandate la copia, quindi qui avete PID alla Python, che ormai sapete come si fa, PID message uguale a receive sender, quindi se mettete asterisco è lo stesso, qui vi arriva l'identificativo del mittente e qui mettete PID, quindi lo mandate a chi veramente vi ha mandato il messaggio, anche se avete messo asterisco, e qui ovviamente return MSG. Uno dice, ma qui faccio la receive, potrei ricevere il messaggio sbagliato? Sì, se contemporaneamente A fa una send sincrona B mentre B fa una send sincrona da A. Però è un bel caso di deadlock e vi trovate in deadlock, ma d'altronde è già intrinseco nel meccanismo. Se voi avete A che manda un send sincrona B, B che manda un send sincrona da A, A non si sblocca finché B non fa la receive, B non si sblocca finché A non fa la receive, e ce la avete il deadlock perché ce la fa nel concetto stesso di sistema sincrono. Ok? Va bene? Fate gli ultimi passi oggi, domani vedete di... Non fate il coraggio forse dovuto, fatelo per me che sta l'esame, va bene? Ora guardiamo, mi mando il mail che ci guardo, non so se perché il mio problema era ieri sera, il termine era ieri sera perché oggi non c'è più, oggi non c'è più perché 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 oggi non c'è più